Quest'automobile, ancora prima di arrivare da noi per i test, è stata già al centro delle cronache automobilistiche. Il grande capo della Volkswagen, Martin Winterkorn, è venuto di persona allo stand della Hyundai, al Salone di Francoforte, per vedere com'è fatta. Se il top management della Volkswagen si scomoda per questa piccola auto coreana, forse sanno qualcosa che noi non sappiamo. Il pallino della Volkswagen è da sempre la qualità nei dettagli, proprio quello che stiamo esaminando qui sulla i10. E dobbiamo dire che non ci ha delusi affatto, perché... Le guarnizioni delle porte, per esempio, sono ben fatte su una macchina di questa categoria, perché non solo hanno l'anello sul giroporte, che c'è sempre, ma c'è anche l'anello sulla porta stessa e addirittura anche questo piccolo labbretto che vedete qua, che serve per limitare i frusci aerodinamici. Peccato solo che il fissaggio non sia dei migliori. Passando agli interni poi, va detto che la plancia è sì tutta di plastica rigida, però è fatta veramente molto bene. Gli accoppiamenti sono curatissimi, con linee molto sottili, tutte le parti sono ben accostate e persino i comandi hanno un feeling molto piacevole, con le manopole che ruotano silenziosamente e hanno anche una piccola godronatura, un piccolo rivestimento di gomma che le fa molto sensibili, molto delicate al tatto. Poi una piccola cosa molto curata che non è comune su macchine di questo livello, il cassettino portaoggetti è illuminato. Un altro dettaglio tutt'altro che scontato su una macchina di questo genere sono gli alzavetri elettrici con i comandi tutti concentrati sul bracciolo lato guida. Insomma, ce n'è abbastanza per togliere il sonno non solo alla Volkswagen, ma anche a tutti gli altri concorrenti, che si chiamano Fiat Panda, Chevrolet Spark, Renault Twingo, Volkswagen Up. Bene, e adesso che la conosciamo fin nei più intimi dettagli, è il momento della prova in città. E questa prova la faremo in uno dei centri storici più belli d'Italia, la Città Alta di Bergamo. La i10 è arrivata alla seconda generazione e più proviamo auto made in Corea, più ci meravigliamo dei progressi nella qualità nel suo insieme. E questo in un tempo tutto sommato breve, almeno dal punto di vista di un'auto. Cambiano le linee, adesso molto più accattivanti, ma cambia soprattutto la fabbrica, che dall'India è passata in Turchia, con un progetto che è stato sviluppato completamente in Europa. Secondo me somiglia anche un po' alla vecchia Toyota Yaris. Le dimensioni sono del tutto compatibili con i centri cittadini, meno di 3,7 metri di lunghezza, ottima visibilità tutt'attorno e sospensioni abbastanza morbide davanti per assorbire anche il pavé. Un po' meno dietro, dove arriva qualche scossone di troppo. L'abitacolo è allegro e accogliente, guardate che bello questo accostamento di colori e le finiture dei sedili in tinta. Si sta seduti comodi e con tanto spazio e anche dietro non è niente male. Sapete qual è il suo segreto? Adesso ve lo faccio vedere. Sto misurando la distanza che c'è fra il pedale del freno e lo schienale posteriore. La chiamiamo la quota Giugiaro, perché è stato proprio il re dei designer italiani a insegnarcela tanti e tanti anni fa. Provate anche sulla vostra auto, è un indice di abitabilità molto affidabile. Qui ci sono ben 198 centimetri, quasi 2 metri. Pensate che è la stessa misura di un Audi A3. La plancia, oltre che vivace, è ordinata e pratica da usare, semplice, intuitiva. Non è previsto nemmeno richiesta il navigatore satellitare, ma in compenso ci sono tutti gli ingressi possibili per musica e telefono, compreso il Bluetooth con lo streaming per la musica. La i10 fa segnare anche un debutto importante per i motori, è la prima 1000 a 3 cilindri con 66 cavalli. Il fatto che sia a 3 cilindri lo si capisce solo guardando il libretto, perché dal rumore non si sente e nemmeno per le vibrazioni. Avere un motore così piccolo vuol dire allinearsi anche tecnicamente con la concorrenza e il presupposto per fare questi motori è consumare poco. Purtroppo questo non è il caso della i10, che totalizza una media di poco meno di 14 km con un litro, con una punta di 12,5 in autostrada, dove è penalizzata dalla quinta corta.
Non dico che non si possa guidare con uno stile economico, ma ci sono delle concorrenti che sfruttano meglio il carburante, ad esempio la Fiat Panda e la Volkswagen Up. In questa versione Style poi non è presente lo start and stop, che in città dà una bella mano per il consumo. Ma quale che sia il consumo, viene promossa con ottimi voti, anche per la sua eccezionale copertura di garanzia. La Hyundai è ancora oggi l'unica casa automobilistica a dare 5 anni di copertura, senza limiti di chilometraggio. Se qualcuno avesse ancora dei dubbi sulla qualità delle auto coreane, farà meglio a ricredere.